Grassina che invece arriva da una sconfitta per 2-1 nei minuti finali maturata contro la Sestese al Torrini di Sesto Fiorentino. Ancora il recupero da parte di Sforzi, poi il dalla conclusione da parte di Silva Reis, termina di poco alta. Bencini, buona la palla dentro, attenzione, qui Bruni va alla conclusione, termina sul fondo. Abdija prova a controllare il pallone, prova a sfondare per via centrale, Abdija, poi il pallone suggerito al centro, invece a Manganiello, torna ancora ad Abdija con il sinistro, va alla conclusione, si ritrova il pallone fra le braccia, il portiere del Grassina Carlucci. Silva Reis addomestica il pallone, spalle alla porta, scambia con il numero 8 Sforzi, il cross dentro per Piras, che numero di Piras, traversa incredibile, e poi Manganiello sulla respinta, la palla resta lì, Manganiello, e avanti la Zenit. Che cosa aveva fatto però Piras, ha colpito una traversa incredibile, e adesso Manganiello, il più lesto di tutti, dentro l'area di rigore. E allora fischia Cappetta, vediamo chi va dei due, è una finta, allora può andare Tommaso Bencini, il tiro a giro, Masi in calcio d'angolo, spettacolare. Magelli, il pallone al centro, Piras, Sforzi, adesso prova ad andare via su quella fascia, Sforzi mette il pallone al centro, c'è Melani, Melani, suggerimento per Silva Reis, ancora Manganiello, il velo, tiro rete, 2-0 Zenit, ha segnato Abdija. E dunque la Zenit trova il gol del raddoppio. Il Sciaca, Piras, Diego Silva Reis, Manganiello che adesso riceve il pallone, poi alza questa palombella dentro di testa, rete, 3-0 Mil Sciaca, che partita, 3-0 Mil Sciaca, che giocata stavolta di Manganiello, un assist davvero pregevole. Adesso il lancio in avanti, non c'è più tempo, termina qui la prima frazione di gioco a Ponte a Niccheri, straordinaria prova della Zenit Audax. Adesso vediamo come reagirà la squadra di casa. Domestica il pallone con il destro, Manganiello prova la conclusione, Nazzino rientra sul sinistro, poi appoggia il centro per Piras, calcia alto Piras. Adesso seguiamo la battuta del corner, la bandierina andrà a Modio con il destro, il cross dentro, tagliato Masi, la leva praticamente dalla porta, perché era una situazione molto molto insidiosa questa per la Zenit. Serie di blocchi in area di rigore, Caschetto, il pallone per Bencini che prova addirittura al volo, il pallone finisce alto, Bencini, il migliore in assoluto del Grassina, senza ombra di dubbio, pallone crossato al centro, e qui l'occasione per Bruni, fischia Cappetta, va proprio Magelli, traversa, e termina qui, non c'è più tempo, la Zenit si impone 0-3 sul campo del Grassina, risultato straordinario per i ragazzi di Bellini che fanno tutto nel primo tempo,